non c'è più un seminario fiorente di presenze, però opera lo stesso in maniera abbastanza, direi, intensa per promuovere la cultura vocazionale. E infatti abbiamo visto anche qui la presenza dei seminaristi, sia di teologia come anche dei ragazzi che stanno facendo i cammini. E la chiesa di Andria vede nella Madonna del Carmine una figura di riferimento, di protezione, di guida, di luce, di accompagnamento nel cammino della vita. Maria è la mamma di Gesù e quindi è colei che davvero ci aiuta a conoscere, a seguire Gesù, a mettere in pratica il suo Vangelo. Il Vangelo che abbiamo letto durante la Messa ci dà il tono, cioè Gesù dall'alto della croce ha affidato Maria a noi come madre e ci ha affidato noi a lei come figli. Quindi siamo ben coperti dalla sua protezione, dalla sua maternità per fare il nostro cammino di fede e per invocare sempre nuove e tante vocazioni. Non c'è la processione perché motivi di sicurezza ce lo impediscono, però diciamo che la Chiesa del Carmine con i suoi responsabili si è attrezzata per una celebrazione diversa, nel senso che c'è qualche celebrazione in più di sante messe nel pomeriggio, anche in tarda serata, e questo permette comunque a tanti di venire, ascoltare la parola con Maria e di affidare la propria vita a Maria. Quindi la processione manca e ci dispiace, però dal punto di vista della nostra devozione, del nostro attaccamento a Maria, non ci manca niente, grazie a Dio. L'88° anniversario della riconsacrazione sotto l'episcopato di Monsignor Giuseppe Cosenza. Prima era utilizzata come ospedale militare delle Puglie. Sì, nel 700 questa chiesa con l'annesso convento, che adesso è il seminario vescovile, era il convento dei Carmelitani. Nel 1799, con l'arrivo dei francesi qui ad Andria, fu occupato, i monaci fuggirono e lo utilizzarono come ospedale militare e poi anche la chiesa diventò ospedale militare. Una volta lasciato dall'esercito del Regno delle Due Sicilie, il vescovo chiese al re di Napoli la possibilità di utilizzare il tutto come seminario e nel 1839 il seminario diocesano fu spostato qui. Ci volle un altro anno per risistemare la chiesa perché c'era bisogno di tempo ancora di rimetterla a nuovo dopo che era stata praticamente distrutta nei suoi arredi. E da quel giorno, dal 31 maggio 1840, la chiesa del Carmine è di fatto la chiesa del seminario e si lega indissolubilmente la venerazione nei confronti della Vergine Maria e i cammini vocazionali dei ragazzi che passano da questo seminario.